Ma quant'acqua si dovrebbe bere al giorno? C'è una quantità minima di acqua per mantenere il nostro corpo in forma? Cerchiamo di arrivarci capendo prima la funzione dell'acqua e poi cercando di capire come essa è distribuita nel nostro corpo. Abbiamo sentito tutti parlare di questo argomento, se ne sente parlare sempre. Ora, c'è chi afferma che bisogna bere tanto, sopra i 3 litri di acqua al giorno. E queste persone le riconosci perché bevono ogni tot. Magari si mettono anche la notifica sul telefono per sosseggiare l'acqua, che poi sono le stesse che vanno alla ricerca disperata di un angolo o di un bagno. Perché questo? Perché il nostro corpo, che è intelligente, cerca in tutti i modi di eliminare l'acqua in eccesso, l'acqua che non gli occorre. E il nostro corpo fa ciò attivando dei meccanismi, che è un po' come premere il pulsante nello sciacquone del water. Dall'altra parte ci sono delle persone che affermano che bisogna bere solo ed esclusivamente quando si ha sete, che praticamente è quando si ha quella sensazione di lingua impastata o appunto di sete. La verità sta nel mezzo e soprattutto dipende da quanto ci si muove, da qual è il tipo di sport che si pratica, dalla temperatura esterna, insomma dipende da tantissimi fattori. C'è da dire che non si pensa mai all'acqua come un nutriente, poiché non possiede delle calorie. Eppure, l'importanza vitale dell'acqua è seconda solo all'ossigeno. Quindi l'ossigeno ci permette di utilizzare le biomolecole contenute nei cibi per produrre energia. E l'acqua? E l'acqua permette a tali molecole di essere trasportate nella componente acquosa del sangue, ad esempio, che è il plasma. Ma non ha solo questa funzione, e lo capiremo. Pensate che con solo una perdita di acqua, riferita al peso totale del nostro corpo del 9-12%, si rischia la morte. Ma come è distribuita l'acqua nel nostro corpo? L'acqua costituisce circa il 60%, ma anche il 70% del nostro peso corporeo, e la troviamo per 2/3 dentro le cellule. Ovvero dentro a delle stanze che sono quasi del tutto permeabili, lasciano passare una piccola quantità di acqua e questo viene definito fluido intracellulare. E il resto si trova al di fuori delle cellule, cioè al di fuori delle stanze. E questo viene definito fluido interstiziale, che circonda le cellule. Quindi cerchiamo di capire, tra le numerosissime stanze c'è quest'acqua che circola nei corridoi e viene definito plasma sanguigno o anche linfa. E poi sì, ci sono altri fluidi. Quali ruoli svolge l'acqua nel nostro corpo? Cerchiamo di capirci qualcosa. I globuli rossi del sangue trasportano ossigeno a tutte le nostre cellule, che sono le stanze, attraverso il plasma sanguigno, che è l'acqua che circola nei corridoi. Le sostanze nutritive, quali il glucosio, gli acidi grassi e gli aminoacidi, vengono trasportati dalle cellule attraverso il plasma, che è sempre l'acqua che circola nei corridoi. La CO2, l'anidride carbonica ed altri sottoprodotti del metabolismo, quindi parliamo di rifiuti che le cellule producono, passano appunto dalle cellule al plasma sanguigno per essere poi espulse dall'organismo. Cioè ci sono delle porte che si aprono, fanno passare questi rifiuti per buttarli in questo fiume o torrente d'acqua che circola nei corridoi. Gli ormoni che regolano il metabolismo ed altre funzioni vengono trasportate fino alle cellule bersaglio dal plasma sanguigno, cioè queste bottiglie con dentro un bigliettino dove ci sono scritte tutte delle informazioni, vengono buttate fuori da delle stanze, quindi dalle nostre cellule, nel nostro corridoio, quindi nel nostro plasma sanguigno. Poi dovranno esserci delle stanze con degli specifici contenitori che raccolgono queste bottiglie, estraggono il bigliettino e iniziano a fare ciò che trovano scritto. Poi la nostra acqua che troviamo nelle varie stanze ha agenti tampone che servono per mantenere il giusto pH. Cioè vediamo se riesco a farvelo capire. Il nostro corpo, ad esclusione di alcuni organi, funziona a pH basico, ovvero a pH 7.
Quindi il nostro corpo è capace di mantenere, attraverso sistemi tampone, tale numero. Adesso so che alcuni di voi avranno difficoltà a capire. Non preoccupatevi, perché lo vedremo in un prossimo video. Ora continuiamo con il nostro elenco delle funzioni che svolge l'acqua nel nostro corpo. L'acqua ha anche la funzione di dispersione del calore, principalmente con il sudore, ovvero è quando vai ad inzuppare una maglietta in estate o quando grondi che ti va il sudore negli occhi e non ci vedi più e dici qualche parolina a chi non è successo. Quindi il nostro corpo cerca di abbassare la sua temperatura, in pratica è il nostro sistema di raffreddamento, è un po' quello che succede alla macchina quando si surriscalda. Cosa fa? Si accendono le ventole del radiatore. Ed ultimo, non per importanza, il volume plasmatico del sangue è il fattore che principalmente determina la pressione sanguigna e quindi la funzione cardiaca. Cioè, tenete a mente i corridoi pieni di acqua. Per far girare l'acqua in questi corridoi serve un qualcosa che spinga l'acqua. Immaginate un omino che è lì con un secchio, con una pala, che cerca di spingere l'acqua. Che forse non è l'esempio più adatto, perché in realtà dovrebbe esserci una pompa, ma è per farvi capire. L'omino riesce a spingere l'acqua se di acqua ce n'è. Se l'acqua scarseggia, non ci riesce, non spinge l'aria, non fa più scorrere l'acqua. Ora, per arrivare a capire che non si può determinare una quantità ottimale di assunzione di acqua, cerchiamo di capire cos'è il bilancio idrico a riposo, cioè di una persona che non si allena e che magari è anche seduto tutto il giorno, si muove poco. In queste condizioni il contenuto di acqua del nostro corpo è relativamente costante, cioè l'acqua assunta e l'acqua eliminata si equivalgono. Normalmente il 60% circa dell'assunzione giornaliera di acqua proviene dai liquidi ingeriti, il 30% dai cibi ed il restante 10% è prodotto dalle cellule durante il metabolismo ossidativo. A riposo, cioè senza nessun tipo di esercizio fisico o, se vogliamo, con una bassa attività fisica, che ricordo non è l'esercizio fisico, l'assunzione totale giornaliera di acqua da tutte le fonti, quindi dall'acqua che si beve, dal cibo e dall'attività metabolica, è mediamente di circa 33 millilitri per chilogrammo di peso corporeo. Quindi per un soggetto di 70 kg l'assunzione media di acqua è circa 2 litri e mezzo. Però sono totali. Se andiamo a togliergli il 60% che dovrebbe derivare da l'acqua, quello che effettivamente dovrà bere questa persona di 70 kg è circa 1,3 litri, se vogliamo arrotondare 1,5 litri di acqua. E come eliminiamo o come perdiamo acqua dal nostro corpo? Principalmente con quattro diverse modalità. L'evaporazione dalla cute, che c'è anche se non si suda, un minimo c'è sempre. L'evaporazione dal tratto respiratorio, quando parliamo o respiriamo perdiamo acqua. In questo momento io sto perdendo acqua perché sto parlando. Poi c'è anche l'escrezione dai reni, che è la pipì, ma c'è anche l'escrezione dall'intestino crasso, che è la cacca. Quindi vi sono perdite impercettibili dalla pelle, quindi è acqua che viene dispersa dalla nostra pelle o dal respiro. In ambiente fresco, in condizione di riposo, tale perdite rappresentano circa il 30%. La dispersione maggiore, parliamo del 60%, in condizione di riposo avviene nei reni, che espellono circa 50-60 millilitri di acqua all'ora. Un altro 5% è dato dal crasso con le feci. Quindi c'è una acqua che perdiamo ma non vediamo attraverso il respiro, attraverso la cute, perché non si suda, e un'acqua che riusciamo a vedere nel momento in cui facciamo la pipì e nel momento che facciamo la cacca. Quindi veniamo a capo di questo video. Abbiamo capito l'importante funzione che svolge l'acqua nel nostro corpo e abbiamo anche capito che in una condizione di riposo, almeno per ciò che dicono i libri di fisiologia, abbiamo bisogno di circa 1 litro e poco più di acqua, 1,5 litri. E se la nostra alimentazione fosse corretta, e che significa corretta? Con un buon quantitativo di verdure, di frutta,
e cibi poco processati, alla fine un litro e mezzo potrebbe anche bastare, in particolar modo d'inverno, dove grosso modo si suda pochissimo. Ma siccome dubito che la maggior parte delle persone mangi bene, allora il quantitativo d'acqua, per star sereni, per andar sicuri, dovrebbe essere superiore al litro e mezzo. Poi bisogna valutare altri fattori che possono andare ad influire nel quantitativo di acqua necessario al nostro corpo. Ma c'è un modo per capire se siamo idratati o no? Certo che c'è, ed è anche banale. Bisogna guardare il colore delle urine, che non devono essere né troppo trasparenti, il che significa che state assumendo troppa acqua. Ricordate che il nostro corpo va a espellere l'acqua in eccesso, e né deve essere troppo scura, perché significa che state bevendo poco. Bene, come qualsiasi argomento può essere approfondito, magari sotto alcuni aspetti lo faremo, come magari acqua e prestazione. Ora, quello che vi chiedo, se ne avete voglia, è di farmi capire se apprezzate o meno questo tipo di contenuti, in particolar modo anche come vengono creati. E come fare per farmelo capire? Iscrivendovi, lasciando magari un mi piace, che non costa nulla, nessuna delle due, e perché no, lasciando un commento. E detto questo, ci vediamo al prossimo video, che cercherò di farlo ogni venerdì. Ciao!